Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a via San Giovanni Bosco, Soverato. Marzo, femminile plurale, storie di donna tra famiglia e lavoro. E questo il titolo dato alla tavola rotonda organizzata dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio. Il convegno ha avuto luogo nella sala conferenze dell'ente camerale catanzarese, alla presenza del padrone di casa Paolo Abramo, del segretario generale Maurizio Ferrara, delle scrittrici Ilaria Cardella e Chiara Rapaccini e della presidente della provincia Vanda Ferro. Al dibattito hanno inoltre partecipato la sociologa Anna Costanza Baldrì e la giornalista di Rai 2 Marzia Roncacci. Ai nostri microfoni la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Daniela Carrozza. Vogliamo celebrare, ricordare questa giornata in una maniera veramente importante con delle persone e degli autorevolissimi ospiti che abbiamo voluto avere intorno a noi proprio anche per dare un rilancio a questa giornata e anche al Comitato dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio. Il titolo è proprio, parla sul femminile plurale della donna, delle varie sfaccettature, dei vari lati veramente di una donna, non solo donna impresa, non solo il mondo sociale e tutto quello che ogni volta viene detto a tutte le varie tavole rotonde delle qualità che ogni donna potrebbe dare, certo se avesse più servizi, se avesse l'opportunità da parte di una società che può fare qualcosa di più. Ritengo che sia importante sempre come momento più che di festeggiamento, di celebrazione, come momento di riflessione rispetto alle tante sfide che ancora abbiamo davanti, a quelle che abbiamo ereditato da quelle donne che hanno fatto tante rivoluzioni senza né odio né sangue, nello stesso tempo la possibilità di guardare al futuro anche combattendo quelle che sono le piaghe più importanti. Un'importante tavola rotonda voluta dalla Camera di Commercio di Catanzaro, dove ovviamente ognuno dalla propria esperienza come donne impegnate, ognuno nei propri settori potranno in qualche modo riflettere e perché no trarne anche qualche spunto per guardare al domani. Questa è stata un'iniziativa voluta fortemente dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile costruito presso la Camera di Commercio, che la Camera di Commercio ha inteso assolutamente accompagnare. Noi riteniamo che il ruolo della donna in questo caso è rappresentato da importanti rappresentanti del mondo della cultura e dell'imprenditoria e del mass media. Abbiamo la partecipazione di illustri rappresentanti, due scrittrici, una illustre vostra collega, una giornalista molto importante e più una sociologa importante che abbiamo ritenuto necessario portare qui proprio sul tema della capacità che ha la donna di doversi in questo momento sdoppiare tra quelli che sono gli impegni quotidiani della famiglia, infatti il titolo è questo, e quelli che sono gli impegni del lavoro. Questo braccio operativo del mondo rosa.